Ieri sera al Cinema Teatro Don Bosco, grazie anche all'Associazione Marinai d'Italia Gruppo di Chioggia, si è tenuta la proiezione del film Comandante, ispirato alla vita e alle gesta di Salvatore Todaro. Una grande affluenza di pubblico ha invaso la sala, decretando già nei primi minuti d'ingresso il tutto esaurito. Presenti a questa speciale prima il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il vescovo Giampaolo Dianin e numerose autorità civili e militari. La proiezione è stata introdotta dal presidente del gruppo Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Chioggia, Gianfranco Carisi, a cui è seguito l'intervento del sindaco Armelao, introdotto dal segretario di ANMI, Lucio Boscolo. Intervenuto altresì don Claudio Parolin, direttore dell'Opera Salesiana di Chioggia, tra il pubblico anche il comandante della Capitaneria di Porto, Alessio Palmisano, e la signora Luciana Marcon, figlia di Vittorio Marcon, attendente di Salvatore Todaro, invitata sul palco a ricevere un omaggio floreale. La signora era emozionatissima, la figura di suo padre, l'unico a poter dare del tuo al comandante Todaro, con cui parlava anche in dialetto chioggiotto, ha avuto un importante ruolo e anch'essa è stata raccontata più volte a partire dai Sette Mari, emozionando in ogni occasione le figlie. Le successive proiezioni si terranno il 25 e il 26 novembre alle ore 21, sempre al Teatro Cinema Don Bosco. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità. Non solo salato, ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.